Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cavallart. Eccomi qua di nuovo in gara per Mostravilla, la seconda gara dell'anno, dove ci sarà una cosa, come avete detto dal titolo, molto importante per me. Ora vi lascio ai video e al mio commento personale. E nulla, buona visione. Allora, questa è l'LB80. Parto con... cerco almeno di partire con un buon galoppo, facendogli capire che comunque stavamo andando sul primo ostacolo. E la saltiamo piuttosto bene. Giriamo. Il cambio era corretto. Arriviamo sul numero 2 che era una linea e mi fa un saltone. Molto bello, onestamente. Linea mi sembra di 8 tempi, ma ha scartato perché io ho ceduto. E ho fatto la cavolata di lasciarlo troppo andare nell'avvicinamento, quindi faccio un giro dell'ostia e cerco comunque di creare una bella situazione. Infatti, bellissimo salto, almeno a parer mio. Allora, qua mi sono dimenticata di cambiare il galoppo, ma comunque non c'erano problemi. Arrivo linea 4-5, arriva leggermente vicino, ma ci sta. E qua era un pochino incerto, però comunque la linea è fatta comunque piuttosto bene. Giro per la linea 6-7, si butta un po' verso l'esterno e fa questo saltone. 7, lo stava un po', non so, quel salto non gli piaceva, quindi lo stava un po' evitando. Gabbia, famosa gabbia, sappiamo bene che lì scarta sicuro, però ci provo comunque, fa il primo e anziché scartarmi a sinistra, mi scarta a destra. Faccio il giro dell'ostia, ricambio il galoppo. Let's go. No, ed era... No! Ah, che fastidio! Ah no, ecco, ho ricambiato, sono riuscita alla fine. Giro nella gabbia. Lui capita, ha bisogno della perlustrazione prima di... me la mette. Che ha appena sferato. Questa invece è la prima volta, la mia prima 90 della mia vita e anche la sua. Quindi ci saranno tanti tanti errori, ma è pur sempre la nostra prima gara categoria 90 centimetri assieme e onestamente sono molto orgogliosa di quello che stiamo costruendo piano piano. Allora, arrivo con abbastanza impulso sul primo, infatti lo salta molto bene, galoppo l'ha cambiato nel salto e quindi giro per il numero 2, manca la gamba, infatti gli mette il tempo, però non importa, facciamo la linea che voleva riscartare, ma no. Infatti mi ha fatto questo saltone, qui mi dimentico, non so, avevo la testa altrove, mi dimentico di cambiare il galoppo, però penso, vabbè, nessun problema, faccio una brutta girata e mi scarta il 4, come se non l'avesse visto prima. Non importa, vado con testa fredda e calma a rifarlo, senza nessun problema, e gli faccio questo benedetto 4. Viene piuttosto bene. Qua metto la gamba perché c'era un larghetto ed è venuto molto bene. Giro per la linea 6-7 che è un po' da dimenticare. Sì, è da dimenticare assolutamente perché gira sempre verso l'esterno e fa, mette i piedi. Quindi io cerco di mettere un po' più di gamba e mi stava fermando. Vado sulla gabbia e qua mi scarta proprio all'inizio, primo elemento. Quindi andiamo a rifare tutto il giro. Questo sicuramente perché ho fatto una girata troppo larga. Quindi rivado. E rifacciamo la gabbia che mi mette sempre due tempi. Però comunque l'ha affrontata piuttosto bene, ha guardato e ha sicuramente ragionato. Bene. Ovviamente nonostante gli errori gli ho dato comunque delle carezze, l'ho premiato tanto. Ma onestamente, nonostante gli errori miei... E alla fine i suoi errori che sono di conseguenza da parte mia, dato che comunque lui non è
cioè, sei entrato comunque da poco in questo mondo del salto ostacoli. E per quanto sia anche un po' cornutello, se trova una scusa per scartare, scarta. Però onestamente io sono contentissima di ciò che stiamo creando. Era la prima 90. Wow, cioè io sono davvero felice del percorso che abbiamo fatto. E nulla, io sono contenta, ringrazio Katada, ringrazio tutti. E dopo questa vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!